Ragazzi e ragazze, benvenuti a tutti quanti nella community e oggi torniamo nella mia cucina per una nuova video ricetta. Faremo un qualcosa di particolare rispetto alle ricette precedenti perché oggi non si tratta di dolci. Abbiamo bisogno di 200 g di pollo, una mozzarella, 3 uova, del pomodoro, del sale, del pepe, della paprika e un frullatore. Quindi partiamo e facciamo il pollo a pezzetti piccolissimi. Allora abbiamo fatto il pollo in piccoli pezzi e mi raccomando, nel momento in cui tagliamo il pollo dobbiamo stare attenti a togliere i nervetti, perché adesso andremo a mettere tutto il pollo all'interno del frullatore. Onde evitare che poi i nervetti possano rimanere all'interno del frullatore, che poi è difficile pulirlo, togliamo tutto prima, quindi mettiamo il pollo ben pulito all'interno del frullatore insieme ai 3 albumi d'uovo. Quindi abbiamo detto 3 albumi, uno, e 3. Allora, chi non ha problemi con il tuorlo dell'uovo può mettere un uovo sano e 2 albumi. Voi, come già ben sapete, non posso mangiare il tuorlo dell'uovo e quindi metto 3 albumi e un goccino d'olio. Adesso andiamo a prendere il pollo, lo inseriamo nel frullatore. Mi raccomando, occhio alla mannaia. Io ho fatto il cambio di coltello. Ok, allora diciamo che basta avere un coltello ben affilato piuttosto che la mannaia. Quindi aggiungiamo un pizzico di sale. Io uso il sale rosa dell'Himalaya. Vi ricordo inoltre che a questo punto dovreste già aver acceso il forno per preriscaldarlo. Io l'ho messo in modalità ventilata a 200 gradi. Quindi adesso aggiungiamo un cucchiaio d'olio. Aggiungiamo un po' di pepe. Il giusto per starnutire un po'. Aggiungiamo della paprika. Quindi, arrivati a questo punto, possiamo frullare tutto quanto. Prendiamo il nostro frullatore. Quindi chiudiamo il nostro frullatore e via. Allora, di tanto in tanto spengete il frullatore e con un cucchiaio muovete il pollo che c'è all'interno. Ed ecco il nostro composto. Adesso lo andiamo a mettere sulla teglia. Adesso prendiamo il nostro pollo. Adesso andiamo a dare la forma della nostra pizza. Una volta dato la forma alla nostra pizza, mettiamo un goccino d'olio. Ok, basta così. Adesso prendiamo la nostra pizza e la inforniamo. Adesso la teniamo in forno 10 minuti per lato e poi la tiriamo fuori e la condiamo. Ok, perfetto. Una volta che abbiamo cotto la pizza in entrambi i lati, la andiamo a condire. Quindi prendiamo il pomodoro, mettiamo. Ok, la andiamo a coprire tutta quanta. Se vi piace mettere sopra dell'origano piuttosto del peperoncino piuttosto che qualsiasi altro tipo di condimento, lo potete mettere subito. Poi prendiamo la nostra mozzarella. Ne prendiamo un pezzetto. La facciamo a pezzettini più piccoli. E la andiamo a condire.
Io solitamente la condisco con peperoncino. Io solitamente la condisco con peperoncino, della paprika, del curry. Però ok, una volta condita, la andiamo a rimettere in forno per qualche altro minuto in modo tale che la mozzarella si possa sciogliere e il pomodoro cuocere. È praticamente una pizza. Una pizza di pollo. E voilà, la nostra pizza di pollo l'abbiamo tenuta in forno altri 10 minuti per far sciogliere la mozzarella e cuocere definitivamente. Adesso la andiamo a tagliare e ce la andiamo a mangiare. Buon appetito e ci vediamo alla prossima.